Siamo con il sindaco di Latisana, Daniele Galizio, che questa mattina ovviamente ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo punto nascita di Latisana. Sì, beh, diciamo oggi una giornata storica per Latisana, una battaglia che ha fatto vincere sia Latisana che Palmanova, come ha giustamente ricordato l'assessore Riccardi, trovando la giusta collocazione dei servizi nelle due strutture di Latisana e Palmanova. Latisana garantirà ovviamente l'emergenza urgenza con un reparto materno infantile completo di punto nascita e quindi con una pediatria funzionante in un territorio che, lo dirà anche il sindaco di Lignano, vede una presenza molto importante di turisti che in prevalenza sono composti di famiglie e quindi di bambini. Quindi oltre a garantire i servizi per i nostri cittadini, il servizio pediatrico sarà a disposizione anche di tutti i turisti che transitano, 10 milioni di turisti all'anno nelle nostre spiagge che transitano su questo territorio. Quindi, come ha detto il collega di Latisana, anche per Lignano sarà un valore aggiunto, possiamo dire così, sindaco? Ma assolutamente, in realtà qui siamo non in una seconda inaugurazione a mio avviso, ma in una cerimonia di riapertura, perché l'inaugurazione originaria era già stata fatta parecchi anni fa e non si comprende, non si è compreso come appunto delle strutture completamente nuove potessero rimanere chiuse, insomma, strutture efficienti e veramente all'avanguardia in un contesto territoriale, come appunto sottolineava il sindaco della Tisana, legato alla principale città balneare del Friuli Venezia Giulia, che è Lignano Sabbiadoro e che fa 3 milioni e mezzo di presenze. Se vogliamo poi sommarla a quella di Bibione, arriviamo a 10 milioni di presenze, cioè un bacino veramente molto ampio dove il target principale sul quale ormai da 60 anni ha puntato questa località è legato alla famiglia e quindi alla presenza anche dei bambini, quindi non è possibile non pensare a una struttura ospedaliera geograficamente legata a questo territorio e a questa località che abbia il servizio materno infantile, ma soprattutto l'area di emergenza urgenza alla quale è collegato il servizio appunto materno infantile, proprio per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi determinate situazioni che si possono verificare nella nostra località, così come in tutto il territorio della Bassa Friulania, che è geograficamente decentrato rispetto agli ospedali hub di Udine o di Trieste, ai quali invece Palmanova è più vicino anche territorialmente. Quindi a mio avviso una scelta corretta e una scelta coraggiosa, perché riaprire una struttura chiusa non è una cosa così scontata, e una scelta dotata di un altissimo senso di responsabilità verso il quale io mi sento di ringraziare l'assessore Riccardi, che ancora una volta ha testimoniato questo altissimo senso di responsabilità insieme all'intera giunta per Riga e anche al consiglio regionale.